Dopo estenuanti trattative che hanno visto in prima linea i rappresentanti delle forze dell'ordine, di vertici del carcere di Salerno, è rientrata ieri la protesta scoppiata nella casa circondariale salernitana. Al centro della rivolta la decisione del Ministero della Giustizia di vietare i colloqui personali con i familiari per le prossime settimane, nell'ambito delle iniziative intraprese per ridurre i rischi da contagio da coronavirus. Si parla di uno stop verosimilmente fino a maggio. La protesta si è diffusa in poche ore in diverse strutture penitenziarie italiane con momenti di forte tensione. I familiari dei detenuti salernitani, condividendo le misure adottate dal governo, chiedono di incontrare però i loro parenti almeno una volta al mese nell'area all'aperto della casa circondariale e vogliono soprattutto sapere quali sono le reali condizioni di salute dei loro cari. Siamo in Ancia questi giorni e noi siamo i familiari dei detenuti della casa circondariale di Forni. In questi giorni noi non sappiamo i nostri familiari come stanno, non conosciamo nemmeno le condizioni medico-sanitarie, quando la polizia penitenziaria continua a ribadire, a dire che i nostri parenti stanno bene, ma noi vediamo in continuazione agenti che passano con le mascherine o appesi alla fondina oppure mascherine in faccia. Lo Stato dice chiaramente che la mascherina si indossa solo se si sospetta di essere malati o si assiste un malato. Siccome le guardie penitenziarie stanno assistendo i detenuti, vuol dire che qualche detenuto dentro è malato di coronavirus e non lo vogliono dire. Stanno da ore e da ore a dire che loro stanno bene e a negare tutto, quando poi è evidente che dentro ci sarà qualcuno che sarà malato di coronavirus. Hanno sospeso i colloqui fino al 31 maggio. Noi chiediamo anche un colloquio al mese nell'area verde, all'aria aperta, così non c'è il rischio di contagio. Se ci forniscono mascherine o dicono che noi dobbiamo portare le mascherine, noi siamo pronti a indossare la mascherina per precauzioni, per non far ammalare qualche detenuto e non rischiare di ammalarci noi. Noi non chiediamo l'impossibile, chiediamo solo anche un colloquio al mese all'aria aperta.